Allora, oggi vi raccontiamo come giochiamo a volte la sera, così all'imbrunire. Quando ormai il campo non ha più gente. Facciamo questa sfida che chiamiamo coast to coast, ovvero partiamo e arriviamo nei due punti più lontani del campo. Nel caso delle rovedine dove giochiamo noi è il back tee della 2, che è un par 3, e arriviamo ad imbucare al green della 11, che poi vi faremo vedere sulla mappa, è veramente dall'altro lato del mondo. E neanche quanti metri sono adesso, perché non guardiamo su Google Maps. Però ve lo scriverò su Google Maps. Bene, Benny, cominciamo. Cominciamo. Ah, in questa sfida abbiamo scelto di giocare monoferro e entrambi giocheremo con un ferro 8, per rendere ancora più facile il tutto. Visto che il nostro par 3, buca 2, parte di là, ma la buca 11 si trova laggiù, il primo colpo già richiede un po' di skill. B soprattutto è passato qui sopra e adesso ve lo faccio vedere sopra. Praticamente dove c'è il pilone ed è andato credo zona pista della 1, metà fairway della 1, che è the right way. Ci sta il primo colpo. Anche Gigi adesso prova a sparare la palla sopra la siepe, che lui va per la buca 1. Decisamente sopra la siepe. Benny col suo svitol mi ha tirato 10 metri più lungo. Adesso io devo cercare di andare dritto di là. Ora deve fare un 135 metri di volo per passare le piante. Vediamo se riesce. E gli si apre un pochino. Rischio di stare sotto le piante. Si sente un crick. Mi sa che era rumore di pino silvestre. Benny, tocca a te. Vado io. Benny super avvantaggiato perché avendo tirato un po' più lungo, credo 120 è buscinellato. 120 a passare le piante. Okay. Può arrivare. Modalità Swinton. Stessa mia linea, però colpita bomba. E va di là! Passa, bravo B. Il buon Gigi si è andato a mettere sotto le frasche. E ora... Fresche frasche! Ci ho preso dentro. E ora ci dovrà tirare un colpo basso, lungo. Ferro 8, ricordiamo, giochiamo solo col ferro 8. What a shot! Ma ha preso una pianta e ma no, castrata. Era un colpo da paiura. Purtroppo. Ai ai ai, bella. B, che si è messo più comodamente in mezzo al fairway della 4, adesso ha un colpo. Allora, abbastanza facile verso la buca 3, devo sempre passare sopra un po' di piante. Deve andare più o meno qui. Più o meno. Benny, ricordiamo, abile giocatore di draw intenzionale. Si appoggia sul suo draw, ma gli rimane dritta. Forse raffettino di destra, però. Però vantaggio Benny sempre. Allora, attenzione, perché la mia idea iniziale era quella di andare giù per la 3. Però, dato che mi sono trovato a fare due colpacci, sono a sinistra rispetto a dove volevo essere, adesso provo ad andare giù per la 6. Che potrebbe non essere in quella così direzione. Sbagliato. Quindi adesso mi serve una power bomba verso il back tee della 6. Devo veramente scapicollarmi. Qua servono i cavalli di Gigi. La potenza c'è, frenato un attimo da una foglia, ma il colpo sembra comunque salsiccevole. Forse ho gli alberelli davanti, gli alberoni della 6. Il bello è che Benny, che ascolta i miei commenti, non ha capito che io stavo bluffando, dicendogli, dovrei andare di qua, invece sono andato di là. E invece in realtà il giusto è dove sono andato io, cioè verso la 6. Lui adesso si ritrova in questa situazione, ovvero... Oh, mia! Ha gli alberi davanti. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Ok, lui è perfetto, centropista della 3, ha poco più di 100 metri dal green. Il problema è che deve andare lì dietro il green della 3. Gli alberoni.
dietro il ghigno della terra non gli conviene, si va ad infruccare un sacco di più alberi. E adesso gli tocca un colpo super basso. Un bel pancettore di quelli giusti. E se fa un colpo della Madonna è un pelo avanti a dove sono arrivato io. Questo è tanta roba. Toppone intenzionale. Mitico super. E adesso niente, siamo ormai vicino al T della buca 6 e qua mi sa che ce la dobbiamo giocare praticamente tutta come se fosse quasi una buca normale, che dici? Sì, perché non vai a bluffare. Il problema è che tu sei perfetto dopo quest'albero, un raffo, ormai a una trentina comoda di metri da me. Io invece ho quest'alberello davanti e devo fare un colpo schiacciato con un po' di draw senza alzarmi troppo, sennò pieto le piante là. Sono un disastro praticamente. Tutto sempre ferro 8 perché stiamo giocando monoferro. Questo non è il mio colpo. Te lo tiro io? Questo è il tuo colpo. La palla è data più o meno a 8 volte l'altezza che voleva Gigi. E ha preso con precisione millimetrica l'unico albero presente in centro pista. L'alberone che c'è in centro al fairway della 6 l'ho spizzato e mi è andata perfetta oltre. Adesso, sempre perché Benny non sa farsi conti, lui pensa di essere in vantaggio, ma adesso scoprirà nei prossimi colpi che non lo è e voi vedrete perché. Eccolo, vi è decisamente in vantaggio rispetto a me come distanza. Io sono sotto l'alberone, appena dopo. Lui adesso da qui è a un centinaio di metri dall'alberone scarso. Sì, più o meno, non ho misurato. Siamo più o meno intorno ai 300 metri dal green del par 4 normale della 6. In un paio di colpi dovremmo arrivarci in zona, vera? Bomba di B. Là sotto la salitina, perfetta per la palla in green. Qui comincia a diventare importante. Qua adesso sono esattamente a 150 metri dal green e da di fianco al green si ha giusto giusto altri credo 130-140 metri per arrivare al di là del cancello che separa le due metà del campo. Quindi se sarò bravo e mi metto nella posizione giusta avrò il colpo, se no dovrò pagare un colpo per metterla in una posizione che mi permetta di giocare. Vediamo. Pull per Gigi, palla tutta a sinistra, tocca un po' di piante e non si è visto uscire. Ha preso quelle piante lì. Eccolo, B, centro fairway, Bushnella, laserizza. Più o meno alla siepe e dentro la siepe che si trova la laserizza. Dove metto la palla, esatto, lato destro c'è acqua, che è il motivo per cui io non ero in svantaggio teoricamente, perché lui adesso non può fare un colpo pieno, solo che ho fatto pull gancio e sono andato in acqua, un fenomeno. Vai B. Vabbè. L'unico spiraglio dove non ci sono piante, prende la stradina. Ha preso la stradina di fianco al green e può essere everywhere. Andiamo a vedere. Gigi paga penalità per palla in acqua. Spieghiamo che non ve lo facciamo vedere sempre, però le zolle le rimettiamo a posto e giochiamo con le regole del golf. Quindi abbiamo droppato, c'era la strada è ostruzione inamovibile e ho droppato giusto. Prendo anche la penalità perché sono andato in acqua, ostacolo laterale. Pessimo! Adesso devo riuscire a fare un colpetto salsiccevole. Non vuoi tirare una laserata? Laserazio per capire qualcosa. Visto che abbiamo spiegato come si usa il telemetro in tutti i modi. Ma sì, un paio di video l'abbiamo fatto. Per esempio adesso, come lo stai usando il telemetro? Ho preso l'albero più alto, perché so che dietro c'è il T della 16, sono 100 metri. Io col ferro 8 dovrei farne 130 e quindi teoricamente se tiro lì sopra... Quindi per Gigi palla sopra il pino 8.
impatto buono, direzione perfetta, sfiora appena la punta. Andiamo a vedere. Allora, B ha preso la stradina che sta dietro al green della 6, che è qui, e poppi 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 poppi, e qui centro alla strada. Sta decidendo se droppare in una posizione qua che poi ha timone davanti, è ingiocabile, oppure se provare uno dei colpi per cui è diventato famoso in tutto il mondo, ovvero il colpo dalla strada. Beh, insieme a Rocca direi che sei uno dei giocatori dalla strada più forte dell'universo. Se facessero i campi in strada avremmo vinto solo io e... in Bermuda Street. Allora, deve dai. Prendere quel pertugio lì. Non e è difficile, deve fare almeno 120. Deve farne, sì, credo, almeno 120. Hai buscinellato? Sì, le prime piante sono a 100. Non è impossibile. Per lui è normale amministrazione. Gli parte una toppata micidiale e ha preso questa siepe qua, che è out. Quindi bisogna andare a vedere se ha bucato la siepe ed è andata di buona di là or not. Se no si rigioca da qui. E Gigi, come voleva, si è piazzato esattamente sul T della 16. Gran colpo per lui, piazzato perfetto. Questa è la visuale del suo colpo. Vabbè, dai. Qui adesso stiamo passando tra il campo vecchio e il campo nuovo, quindi c'è una landa di mezzo, tutto fuori limite, che bisogna provare a saltare. Con maestria salta abilmente. Bravo G. Very good. Allora, come stavamo raccontando, B si è andato un attimo a incastrare con una toppata dentro a sta siepotta. Dobbiamo vedere se troviamo la palla, se no è un bel out e dobbiamo rigiocare. Palla trovata, ma vediamo intanto se è la tua, ma è out. Mannaggia. Callaway 2 lei. No, dobbiamo tornare indietro. Non si può dire Callaway. Non si può dire 2 secondo me. Mi pago la mia bella penalità. E con che mira vado a mettere la palla in posizione peggiore. A sto giro decide di droppare la palla perché è un si po' scomodo, è andato un attimo ad infrucchellare. Eccoci. Niente. Dopo il droppaggio Benny cercherà di passare in questo pertugio senza prendere questi per andare in fondo al green della 15. Però quindi tutto a destra quelli. E faccio attenzione che si ricordiamoci apre... che noi in teoria dovremmo andare più a sinistra. Se mi si apre un attimo sono anche in alto. Parte il secondo out. Intanto io mi stavo per ammazzare. Vai. Fortissimo colpitore di palla, per me è buona. Potrebbe essere. Io la battezzo buona. Bella. Eccolo, Super B. Allora, venivamo da là. Benny è riuscito a fare un colpo assurdo col draw, tenerla in campo e siamo dietro il green della 15, che è questo qua. E Benny adesso deve cercare di andare... Il green è la strada più veloce è di là, però probabilmente per portarsi un po' avanti deciderà di andare indietro per la 15, è più logico. Ricordiamo che siamo adesso pari. Un'acqua e un out ci hanno condizionato. Un'acqua e un out ci hanno riportato tutto a pari. Anche in vetro. Tanta roba, voi non la vedete, ma è pista perfetta. Ed ecco Gigetto, il green è circa là. Slicettino, tocca qualche ramo. Potrebbe essersi piazzato sulla 13. Bella. Attenzione, allora, B che veniva da lì dietro, ha fatto un bellissimo colpo, qua in centropista. E la linea è sopra la punta di questo pino, come idea, arriverà un po' prima e poi avrà un secondo colpo per volarlo e quindi mettersi poi sulla fairway della 12 per andare verso il green della 11.
raga, grande colpitore di palla. Alta col drav. Perfetta. Quando Gigi fa quella faccia sta contando. Appena tirato una laserata, ma non ha idea dei numeri che sono apparsi fuori cosa volessero dire. E quindi sceglie di tagliare su una buca laterale. Eccolo, lo svitola la Gigi. E niente, quando si lascia andare sfiamma un ferrotto come se non ci fosse un domani. Eccolo, Big B. Gigi è nella via per poter arrivare con due colpi sul green. Io mi sa che purtroppo non ho i cavalli per arrivarci, quindi proverò ad andare dove mi verrà l'approccio più semplice. Sto sul lato sinistro. Allora, ricordiamo che il green è teoricamente là. Lui adesso prova ad andare invece prendendola, diciamo, da sinistra. Fiammeggiante, credo sia ottima per la strategia che voleva fare. Dici un bel? Il pino che sta dietro il green della 11 è a 310 dalla palla. 310 dalla palla, c'è una possibilità di arrivarci in due colpi, anche se bisogna iniziare a scagliarli due ferri 8 e fare 155 di media. E il primo svangone per fare più di 150 metri c'è. No, no! Forse no, il balzone sul duro è andato a destra. B per la sua strategia è in centro pista la 13, quindi adesso tenterà il nostro target lì, quello di la 11. Cercherà di volare il green della 13 per poi avere un colpo, credo, da un centinaio di metri. Più o meno, più di più sta nel volare il green della 13 e superare le piante che sono. La scelta era tra scegliere bene la misura e il colpo da fare, e la risposta di Gigi è stata: io andavo savage. Il green è da dietro. Mi sono lasciato il colpo perfetto perché volevo lasciarmi 145, sono a 145. Il problema è che mi ha preso qua sul durello e mi ha dato un filo troppo a destra. Per cercare di tenere la linea perfetta e non perdere metri, mi sono andato un attimo ad infruccare. E qui vengono fuori le mani, qui. Questa potrebbe essere un pastrello come se piovesse. La palla della sfida. La misura mi pare quella perfetta per un ferro 8, direi. Allora, siamo dietro al green della 13. La RAF. E la RAF, asta corta, bunker davanti, pini davanti, 82 metri da fare col ferro 8. Ho scelto la strategia ideale, direi. E il lie non proprio dei migliori. Porcheria. Qui serve Pulpastrellos. Apre la lamella e fa un colpetto. Appena lunga in green. Praticamente per essere in vantaggio devo metterla in qualsiasi punto che sia più vicino all'asta di te. Sì, io sono in green lungo, quindi dai, basta prendere il green lì. Uscita col ferro 8, asta corta. Qua ci vorrebbero le mani d'oro del pontino. Vediamo quanto riesce anche a far fermare, perché l'asta non è lunghissima in green. Palla un filo in discesa. Che colpo! What a shot! E vabbè, allora ditelo. Questa è la posizione della palla dopo la mia uscita. Ben invece è in fondo al green, adesso lui tira il colpo che io tirerò dopo. Wow!
Benny deve imbucare, io devo sbagliare per pareggiare. Giusto? Questo è unicamente per metterti pressione. Lamella o biscuzzella? Provo la lamella. Il lamella. Gancio secco. Given. Chiudo. E il buon Gigetto. Due ferri 8. Due ferri 8 per vincere la sfida. E gliene basta uno. Grande G. Big B. Vittoria tua. Ci sta. E abbiamo finito anche questa sfida un po' particolare. Ci teniamo a dire che abbiamo giocato con il campo chiuso, ok? Quindi non c'erano altri giocatori, non abbiamo rischiato di ammazzare nessuno, visto che siamo andati tra una buca e l'altra. Sarebbe diventato visto. Molto pericoloso in alcune situazioni con colpi alla cieca. Ovviamente abbiamo seguito le regole del golf e del golf, quindi con le astradine che erano parte integrante, che erano ostruzione inamovibile e tutto. E abbiamo rimesso a posto le zolle, alzato il pitch e tutto, perché noi ci teniamo a essere molto precisi. Abbiamo rastrellato il bunker e quant'altro. Precisi e anche quando facciamo le cose estemporanee. Un po' particolari, perché comunque ci sta sempre essere, ci sta essere sempre ligi e poi rispettosi del campo che ti ospita. E quindi la sfida è stata vinta dal mitico G. Intanto passano amici, i ragazzi che mettono a posto il campo, che ci conoscono, sanno che siamo sempre in giro a far disastri. E caspita, vinco con un mitico. Con un punteggio di 15 a 17, quindi due colpi di vantaggio per Gigi, grande. Ve ne proporremo altre diverse, e restate sintonizzati che vedrete cosa può succedere. Sintonizzati, non si sa come, ci si sintonizza. Beh, non c'è un... Sì. Un'antenna da metterci. Non lo so, gira una manovella comunque. Che modo? Bella si B. Bella G. Ci sta. Ci sta.